Ciao a tutti! Oggi prepareremo il pane pomodorini e mozzarella. Il tempo di preparazione della ricetta è di 5 ore circa. Gli ingredienti sono farina di tipo 1, farina di tipo manitoba, pasta madre disidratata con lievito, zucchero semolato, acqua e sale. Per il ripieno, pomodorini tagliati in quarti, mozzarella, sale, pepe, olio e origano. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale l'acqua e lo zucchero. Ed azioniamo il bimby per 3 minuti, 37 gradi, velocità 2. Aggiungere la farina di tipo manitoba. La farina di tipo 1, la pasta madre e facciamo impastare per un minuto in modalità spiga. Aggiungere il sale. E far impastare per 6 minuti in modalità spiga. L'impasto è pronto, trasferire in una ciotola infarinata, coprire con un canovaccio e lasciare riposare in forno spento per almeno 2 ore. Abbiamo ripreso l'impasto, lo abbiamo posizionato su un piano di lavoro infarinato, adesso lo divideremo in due parti uguali. Estendere con il mattarello formando un rettangolo. Condire con mozzarella. Aggiungere pomodoro, sale, pepe. E origano. Irrorare con un po' d'olio ed arrotolare formando un salsicciotto. Chiudendo bene i laterali. E ripetere la stessa cosa con l'altro impasto. Dopo aver formato i due cilindri, intrecciamoli tra di loro. Uniamo le estremità. E posizioniamoli su uno stampo da plum cake rivestito con carta da forno da 30 cm. Lasciamo lievitare per 2 ore in forno spento. Trascorso il tempo abbiamo ripreso il pane dal forno, adesso spennelleremo la superficie con olio. Cuocere in forno preriscaldato statico a 180 gradi per 25-30 minuti nella parte bassa del forno. Il pane è pronto. Lasciamolo intiepidire prima di rimuovere dallo stampo e servire. Pane, pomodorini e mozzarella. Grazie e alla prossima ricetta!